Ed eccoci ritornati qua. Impressionante lo stacchetto, Presidente, impressionante. Impressionante, abilità tecnica. Mamma mia. E potenti mezzi, soprattutto i secondi. E romanticismo. Sì, molto bello è venuto. Dunque, arriviamo a un argomento importantissimo adesso, gli esteri, l'impeachment, il colpo di Stato, gli Stati Uniti. Diciamo l'impero americano e Trump, nessuno se lo aspettava il 6 gennaio che ci fosse una cosa del genere al Capitol Hill, tant'è che il giornale, sempre il Corriere della Sera, il 6 gennaio titolava una cosa del genere, cioè titolava, portava un articolo sugli esteri che era questo qua, mentre il 5 sera già iniziavano ad assembrarsi, sembrava che stesse partendo un bel casino. Invece ci parla serenamente, l'unica cosa che dice è appunto l'elezione di questi qua in Georgia, un'elezione normale di un membro del Senato, e sembrava che questa qui fosse la spina nel fianco di Trump, dovesse succedere questa cosa qui. Quindi diciamo, chi legge i quotidiani normali e tutta la stampa, i telegiornali, ha trovato, diciamo, è caduto dal pero, perché non aveva nessuna, non c'era nessun modo per anticipare una cosa del genere, insomma, un'irruzione a Capitol Hill, no? Sembrava impossibile. Invece, quelli come me, che seguono tutti i siti, diciamo, più squalificati, tutti i saperi più squalificati, era super allertato che sembrava dovesse succedere il finimondo, e tutti, addirittura mi chiamavano alcuni a casa per dire, oh, ma guarda che domani negli Stati Uniti succederà un casino, me lo dicevano tutti quelli dai i saperi squalificati, sono una pletora di personaggi anche stravaganti, no? Diciamo, che vanno dall'estrema destra agli spiritualisti estremi, eccetera, eccetera, c'è tanta gente dentro. Quindi il primo elemento che dico, se vuoi sapere qualcosa dell'attualità, mi pare che i quotidiani non sembrano proprio gli strumenti ideali per informarsi su sta cosa. Il secondo è, chi sono questi qua, questi personaggi, questi, diciamo, queste associazioni, tra cui QAnon, che tra l'altro sostiene che il presidente Trump stia lottando contro una setta di satanisti, pedofili, che tra l'altro i bambini se li mangiano pure, di cui farebbero parte questa setta, farebbero parte tutti i vertici americani e probabilmente anche mondiali. Il terzo elemento è che appunto da internet e da tutti i social media è stato bannato il presidente, è notizia mi pare degli ultimi momenti, che è stato cancellato anche da YouTube. Pare che il presidente americano non abbia la possibilità di dire la sua in nessun modo. Ed è strana questa cosa qui, no? Non è l'uomo più potente del pianeta. Perciò io vi chiedo, sono un po' confuso, devo dire, come dobbiamo comportarci nei confronti di Trump? Ma io trovo che la manifestazione dell'altro giorno, la pacifica manifestazione a Capitol Hill dell'altro giorno, la bellezza, sia rappresenti solamente un aspetto marginale del trumpismo, marginale però allo stesso tempo connaturato con la natura stessa di quel modo di sentire lì, che è sostanzialmente una saldatura che c'è fra, diciamo, destre suprematiste come quelle che abbiamo anche in Italia e sostanzialmente quel coacervo di fricchettoni che Susan Sontag mi pare descrisse nel famoso articolo Mambo Jumbo New Age. Ecco, diciamo che la saldatura tra estrema destra e spiritualisti sono un po' i due ingredienti che stanno andando a formare il fascismo del futuro. Quindi in buona sostanza questa pagliacciata che è stata fatta naturalmente negli Stati Uniti un colpo di Stato del genere non avrebbe mai potuto funzionare, quindi è stata una boutade organizzata da idioti. Mi spiace tra l'altro che ci fosse anche Ariel Pink, che è uno dei miei artisti preferiti, che è stato poi immediatamente licenziato dalla sua casa discografica, c'è stato anche tutto un, ante,
un antefatto del genere. E credo che questa alleanza tra spirito e suprematismo sia la chiave del fascismo del futuro, e questa non è certamente stata sventata. Quindi però per il fascismo serve anche il controllo dei Sto suggerendo di picchiare i fricchettoni, però non devo dirlo perché sennò è istigazione alla violenza. E, sì, in buona sostanza è il golpe borghese, così come il fascismo è stato solamente in seconda istanza una realtà di popolo, ma la realtà, come diceva anche Salvemini in un libro che ho letto recentemente, cioè il fascismo era un agglomerato di potentati, è una specie di malattia morale della borghesia. L'America è molto più ammalata dell'Europa di quella malattia della logica e della morale che porta a fatti del genere. Però siccome lì capita sempre tutto prima, c'è da immaginare che peggioreremo anche noi in quel senso. Cioè, in America io credo che è la madre di tutte le stronzate, come sappiamo, io credo che tipo il 70% della popolazione sia convinta che Cristo è morto dal freddo. E la differenza tra quel sistema lì è che è un popolo di idioti con un sistema democratico che sostanzialmente riesce ancora, nonostante questi fatti clamorosi, ad immunizzarsi dall'imbecillità delle persone. L'Europa è sicuramente un pelo più colta, un pelo più sul pezzo sul piano del rigore logico, ma trovo che invece i sistemi siano più deboli. Quindi è un po' come guardare una nostra foto al negativo, sostanzialmente. In America non dovrebbero riuscire a attecchire mai, perché comunque qualcuno che gli dà una legnata in testa arriva, in poche parole. In Europa, secondo me, il rischio è maggiore, perché non abbiamo ancora capito che dietro lo spiritualismo, ad esempio, si cela il fascismo, la marcia su Roma. Infatti, tutta la vulgata complottare, tutte le idiozie che vengono dette su questa cosa, se ci fate caso, vengono da siti che ti vogliono vendere anche una bustina di tisana, o che in generale nascondono la propria voglia di rivalsa tipicamente fascista dietro a una critica alla medicina, a un ribellismo insulso nei confronti dei governi, completamente privo di contenuti, dietro a tesi cospirazioniste che non poggiano su neanche una prova. È una sorta di gigantesco vortice di idee creata dalla borghesia disintegrata, borghesia che raccoglie tutti i delusi del 68, personaggi di estrema destra che tradizionale, diciamo quella suprematista che vediamo del film con il mitra in casa. E non so se secondo me un epifenomeno di ciò che ho detto lo si trova nel fatto che i partiti adesso che sono all'opposizione si presentano come antisistema. Il fatto che non sia immediatamente visibile l'insulsaggine di Salvini che parla contro i poteri forti è un chiaro sintomo del fatto che questa gigantesca bolla reazionaria, spinta dall'alto, dal suprematismo, dal razzismo che è caratteristico di tutte le società impoverite, e dal basso, da una legittimazione spirituale, tra virgolette antropologica, che viene dai fricchettoni, forse anche per questo motivo che ho paura di Bob Marley. Ecco, questo improbabile carretto che ci troviamo davanti porta all'improbabile proposizione di politici. Uno è, non so, il quarto o il quinto più ricco del mondo, Trump, e sarebbe contro i poteri forti. Mi chiedo contro quali poteri forti sarebbe, contro i tre o quattro che sono più ricchi di lui rimasti al mondo, al limite. Vabbè, mi fermo qui. Sì, stavo per solidarizzare con Trump, però dopo questo intervento effettivamente
Sono molto più critico nel caso, comunque, se lui dovesse chiedere di partecipare, visto che è stato bannato da tutti i media, dovesse partecipare alla nostra rassegna stampa, non credo che glielo impedirò, ecco, questo è... No, no, infatti, Presidente, però anche il discorso dei media, io trovo che all'interno del dibattito liberale abbia avuto uno sviluppo abbastanza demenziale, nel senso che chiedersi se sia stato giusto o no il ban a Trump, secondo me è una domanda sbagliata e quindi la risposta per forza sarà finta. Non è legittimo chiedersi se una struttura privata abbia il diritto o no di silenziare chi gli pare, perché questo atteggiamento è il classico di chi dà la colpa sempre al potere forte di turno. È semmai legittimo chiedersi, questo è il mio punto di vista, se noi non siamo degli idioti ad affidare tutta la nostra legittimità a degli strumenti privati, perché no, questo è il discorso. Come direbbe Portone, detto anche Portone, per gli amici Portone, anche qualche nemico, il mio vero nome, che è intellettuale di riferimento, può essere pronunciato solo dal maestro e dal presidente. Cosa mi stai bullizzando? Intellettuale di cognome. Mi stai bullizzando? No, come è vero che mi chiamo di riferimento, non ti sto bullizzando. Ah, ok, allora. Bene, un solito grande intervento, uno show praticamente, va direttamente uno show l'intervento del nostro intellettuale. Ora passerei la parola al maestro, prego. No, mi dispiace di tenere questo microfono scollegato perché mi sento più a mio agio. È un po' che non lo uso e vorrei parlarci dentro. È stato chiaramente sanificato da tutti i vari interventi, perché intanto cantiamo tutti insieme. E quindi la paura comunque ti porta anche a dover pensare che il tuo amico sia il pericolo, no? Quanto riguarda Trump, io sono pienamente d'accordo con l'intellettuale di riferimento, è proprio lo specchio dei tempi, cioè lui è riuscito con quelle quattro puttanate che ha detto a portarsi dietro milioni e milioni di persone, che non sarebbe accaduto se non ci fossero state queste aziende private che gli hanno permesso, e che poi si arrogano il diritto anche di togliergli quello che in realtà sono anche loro, cioè la libertà di esprimersi in un pseudo pensiero, o la pseudo libertà di esprimersi in un pseudo pensiero. E quindi è un po' tutto una, come dire, il cane che morde la coda, capito? Io voglio dire anche se le Brigate Rosse adesso avessero un social attraverso il quale creano delle pattuglie per andare a assassinare il Presidente della Repubblica o il Padre del Parlamento, sarebbe legittimo tenerli all'aperto. In ogni caso stiamo parlando di uno che sta fomentando delle folle contro il Parlamento, quindi l'unica incoerenza è che lui non sia in galera in questo momento. Esatto. Cioè, per cospirazione, per aver fomentato un tentato colpo di Stato, per quanto bislacco, ma per carità, il colpo di Stato di Trump sarebbe stata una figata di un pop. Una grande figata. Per carità di Dio, ma. Purtroppo è così, è stato affascinante. Diciamo che i regimi autoritari distruggono la diffidenza con la polizia, i regimi, chiamiamoli democratici, li distruggono con anticorpi diffusi. Quindi un attimo così, ciò non toglie che la democrazia sia un sistema discutibile e tutto, però in questo caso ha fatto quello che doveva fare in quanto tale, cioè preservarsi e espellere la merda fuori da se stessa, quello doveva fare. Ok, quindi la setta di satanisti pedofili non c'è, non è Biden, non li mangia i bambini potenzialmente. Ma credo di no, anche perché con l'età che ha, se mangia un bambino, secondo me bastano i grassi di un bambino di 3-4 mesi per ucciderlo. Gli va subito nelle coronarie. Ma scherzo.
Ok, va bene. L'ultimo importantissimo intervento del nostro Carlo Valicelli a riguardo politica estera. Sarò molto breve. Io credo che non è che abbia idee particolari su Trump, se non che appunto sia un ragazzino, no? Che non sa perdere, un antisportivo, ecco, l'atteggiamento che ha dimostrato è un po' questo. Ho visto che ci sono tantissime teorie, no? Su Biden, tra l'altro tutto il contrario di tutto, e su Trump, dove Trump viene appunto elevato a paladino della lotta contro la pedofilia, contro le sette sataniche, quando in realtà, andando a studiare un po' più in profondità il caso Epstein, si vede che lo stesso Trump era un grande amico ed aveva forti contatti con Epstein. Quindi non so perché da un giorno all'altro passi da il re del giro dei pedofili a il paladino, no? della giustizia dei minori. Quindi questa cosa sinceramente non l'ho capita. Presidente, se me lo permetti, vorrei esporre una parabola che ho inventato per i complottari. Ne ha facoltà, prego. Allora, c'è uno scaricatore di porto molto brutto che si reca da un complottaro e gli dice: lo sai che la tua figlia di 20 anni mi solluccherà? Il complottaro gli dice: ma cosa dici, animale? Quella non verrebbe con te neanche da morte. E lui gli dice: ma te sei il suo babbo, a te non te lo dice. E se lui gli dice: va bene, allora parlane con lei, pervertita. Lui va a parlare con lei e lei gli dice: non verrei mai con te. E lui gli dice: ma no, ma questo è quello che ti hanno messo in testa i tuoi genitori. E la incula. Sei più convincente di Muccioli. Allora, vorrei chiudere con un esperimento. Vi ricordate che stava per uscire nel nostro ultimo collegamento il nuovo disco di Baglioni? C'era una sua intervista dove diceva, insomma, le sue esperienze, io non posso parlare delle altre persone, posso parlare solo di me, perché non incontro più nessuno da ormai più di 20 anni, non esco, non vado al mercato, e quindi raccontava e presentava questo disco. Scusa, Press. Com'è? Gli è stato proibito di incontrare delle persone, o è stata una scelta personale? È una scelta personale. Era giusto anche proibirglielo. Sì, però lui ha anticipato e ha deciso di fare questa cosa qui. Quindi adesso il disco è uscito, io farei questo esperimento di condivisione dello schermo, andiamo ad ascoltare un brano, il singolo, tra l'altro credo che al maestro piacerà tantissimo perché è proprio nel suo stile, e poi vi chiederei un giro di commenti sul brano che finalmente è uscito, che aspettavamo. È Uomo di varie età, questo è il singolo? Mamma mia. Batterie di 4 dischi. Non so com'è cominciata, forse ascoltando una radio, era un gigante di fronte a me. Una vampata improvvisa da quell'armadio parlante, qualcosa che non si sa cos'è. Con una piccola fisa, giocare a fare il cantante, e su una sedia sei quanto un re. Perché l'incanto è un brigante, ti assedia e ti ruba via per sé. Strano pensare a tutto ciò che è successo, che se è passato, se è sempre là.
brano coraggioso. Non si può far, basta, va ascoltata tutta. Perché la vita è bevaglia, io sono un uomo di varietà. Dura un mese, no, se durasse 5 giorni sarebbe un'opera d'arte. Avrebbe ragione di esistere. Uomo di varietà. Spettacolare. Sapelo Carlo Vallicelli. Ma sai, una narrativa così didascalica non è proprio il tipo di interpretazioni, cioè di scrittura che amo, ecco. Poi mi ricordava, sai cosa? La pubblicità, quella della pancetta Beretta. Beretta cubicu, cubicubicu, cubetti, cubetti, I love you. Beretta cubicu, cubicubicu, cubetti cubicu, cubicubicu, Beretta I love you. Beretta cubicu. Citazionista. Vi ricordava quella? Ecco, che diciamo che è stata una cosa più bella, l'ascolto. Io ho prestato il gioco di parole, gioco di uomo di varietà, uomo di varietà, varietà tipo il Festival di Sanremo, varietà, no? Sì, sì. Di parole. Io l'ho prestato tantissimo. Nemmeno Einstein. A me è piaciuto molto. Mi è una tristezza infinita. Ma guarda, io ho una simpatia anche personale per Baglioni, che non è per nulla... Non è per nulla ipocrita, nel senso mi sta simpatico. In un certo senso penso anche che se arrivare a una certa età con i soldi per potersi permettere di produrre qualunque cosa e arrivare a accontentarsi di una cosa del genere, pensare che sia bello, ecco, mi spaventa la vecchiaia e spero che la dea bendata mi colga molto prima. Bravo, diciamo che comunque serve a qualcosa, dici, no, se non, non è neanche un pezzo brutto, perché la bruttezza ha già degli attributi dei quali si può discutere, è una cosa senza nessun attributo, quindi in qualche modo non se ne può neanche discutere. Un po' come il colletto dell'Apollo tirato su. Sì, ma guarda, con meno attributi ancora, secondo me. Ma è perché si può. Ma può della gente di 60 anni mettersi a un pianoforte e fare tu du du. Esatto. Du, du. Cioè, mentre erano tra di loro si dicevano anche che figata, tu du du. Capito? Esatto. Questo fa pensare quattro note, che la canzone sia brutta, ma perché proprio la vita sia una merda. Perché si arriva a un punto nel quale si pensano ste cose. Sono le prime quattro note, capito? Cioè, ho chiamato un pianista con 6 di croni al pianoforte per fare una roba che la fa Ramberti, voglio dire. Due orchestre, c'era. Ce l'ho imparata io in un attimo. Ma è perché si sfocia nella tenerezza, che è la tenerezza che ti suscita l'anziano, no? Come quando... No, lo terremo a un braccio. Sì, perché dopo quando lo portano sul palco, che non ce la fa più, no? Però comunque sta su... che quello ancora scopa come un riccio. Sono di quelli che diventano brizzolati, che ha una montagna di figa. Come Sean Connery, che è più bello adesso di quando era giovane. Sì, ora di tutto, però. Tra un po' di anni avremo quel sentimento di tenerezza che ti fa voler bene anche a...
capito? Ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra. Mi ha fatto quasi tifare per il virus, adesso esco fuori a fare una passeggiata. E mi scopo una vecchia. Ragazzi, io sono a tempo scaduto. Ora vaffanculo. Mi piacerebbe. Molto bene. Offrendo ai piedi, potete fare qualcosa da lì? Certo. Grazie, Press. È arrivato subito. Sul mio pianoforte ha suonato anche Raffaele Palazzo. Come Jean-Claude, non lo dico per Van Damme. È che è il momento di salutarci dopo questo. Sì, io non ho più animo di dire niente.